Buonasera da Porto Viro con Luca Grandi, un viaggiatore sul Delta, questo libro che parla di questo territorio che lei ha definito fantastico, particolare. Lei è di Verona, abita a Ferrara, quindi che prima sensazione le dà questa parte d'Italia? Beh, il fatto che ne abbia scritto due libri addirittura sta a significare la grande suggestione che mi regalano ancora adesso questi posti che ho voluto descrivere in questo piccolo libro per omaggiare veramente un territorio che mi ha regalato grandi emozioni e grandi sogni anche. Ecco, da osservatore, diciamo, esterno e anche interessato, qual è secondo lei il difetto di questo territorio? Perché poi dopo noi, abitando qua, forse, ne vediamo solo i difetti molto spesso. Lei che difetto vede e che vantaggio vede? Allora, io generalmente devo dire sinceramente che quando frequento un posto cerco di non interessarmi mai delle beghe o delle vicende di qualsiasi tipo, perché so benissimo che ogni paese avrebbe le sue. Quindi io mi sono solo nutrito, ripeto, delle suggestioni che mi regalavano questi posti. L'unica cosa che posso eventualmente dire è che molto spesso trovo situazioni un po' troppo autoreferenziali, cioè. Il fatto che una persona come me, che appunto sono un veronese, abbia scritto di questi luoghi, probabilmente regala un po' di neutralità anche rispetto al Sicuramente. Delta. E se potesse cambiare qualcosa? No, Non credo cambierei niente, casomai tenterei di preservare quello che già di bello e di meraviglioso offre il Delta del Po, Veneto naturalmente. dalle nostre parti si auspica uno sviluppo turistico in linea di massima, garantendo anche un pochino le peculiarità paesaggistiche del territorio. E da osservatore esterno, come ripeto, lei, se lo auspicherebbe anche lei o no? O secondo lei conviene rimaniamo così? Sì, io forse tenderei un po', ripeto, a preservare anche da un'eccessiva massificazione, anche perché ormai quando si parla di turismo in Italia si tende a pensare sempre a delle mete molto battute e molto frequentate. Io direi che se il Delta Veneto riuscisse a preservare le sue peculiarità senza abbandonarsi a questa massificazione, malgrado, voglio dire, già oggi esistono spiagge, che ospitano migliaia di turisti, come per esempio Rosolina mi viene in mente, ma tuttavia non è certamente, il Delta del Po non è certamente un luogo di turismo di massa e quindi mi auguro solo che venga preservato da questo.